Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui presenti sia da remoto che ovviamente in presenza. Oggi facciamo una chiacchierata sulle pene e il carcere. Ci troviamo a Verona, all'interno della chiesa di San Luca Evangelista. Intanto porgo i saluti a due interlocutori che sono qui al mio fianco, il dottor Don Carlo Cicco, che è il garante delle persone private di libertà. Non siano rispetto della persona
non rispondono al tema della salute. Ecco, alla luce anche di questi sanitari che sono degli altri che hanno aspettato di riflettere, di parlarne, di incrociarmi, e io credo che come tutti abbiamo maturato, ma poi ci sono anche la voce degli avvocati, ci sono situazioni che necessariamente hanno bisogno di un aiuto anche di pene, tra virgolette, ma ci sono la stragrande maggioranza della situazione che abbiamo, che hanno bisogno di sostegno, di possibilità di cambiamento, di riumanizzazione del loro percorso. In questo senso credo che sia molto la riflessione che viene dal libro, come dal resto dagli altri libri che la Stasia ci ha proposto questi anni. Dicevo prima che proprio la scorsa settimana ho letto il libro sull'inutilità del carcere, e fatto da un'attività di vari autori, ma un libricino molto leggibile, molto divulgabile, e mi ha colpito molto anche per la concretezza delle possibilità che voi avete a suo tempo elaborato e che poi anche di riprendere anche con noi. Ci sono molte possibilità per aiutare il carcere, ci sono molte possibilità per vivere una dimensione di giustizia diversa, ci sono molte possibilità per esprimere umanità nonostante le situazioni gravi. Ecco, io spero che queste riflessioni siano a questo vantaggio. Mi auguro davvero che nel tempo, come mi pare, oramai una certa cultura si stia diffondendo, possano aiutarci a riflettere davvero in maniera molto più seria, ampia e umana. E sono sicuro che le riflessioni come quelle del libro che oggi presentiamo sono riflessioni che si aprono ad una dimensione oramai inequivocabile. La pena viene cambiata. Ho visto che ha dedicato molto spazio a questa ripartizione corporale esistente.
Allora, innanzitutto grazie per avermi invitato, grazie per questa occasione, grazie per avermi. La domanda è una domanda conveniente, non si discute su quello che i grandi fanno possono fare, qual è il contesto dentro cui ci troviamo. Allora, io torno dalla questione della definizione della pena, da come io spesso definisco la pena in questo libro. Io faccio esattamente da definire la pena, da dire che la pena innanzitutto è sincera con se stessa. La pena è una sofferenza. E questo quello che dobbiamo sapere. Lo dico pure in rapporto all'articolo 27 e in rapporto a quello che noi come garanti dobbiamo, sentiamo, qualche volta riusciamo, qualche volta non lo fare. Io insisto, credo, spero, anche con una certa mistezza, a definire la pena come una sofferenza, come un'intuizione deliberata di sofferenza. Lo dico perché proprio la mia esperienza di docente in un dipartimento di giurisprudenza, in cui ho letto il primo esame, il primo anno, in cui gli studenti ancora a cui io facevo un corso di filosofia del diritto, ma che si discuteva del diverso modo, poi ho sempre fatto l'ultimo anno, appunto anno di studenza, il corso di sociologia del diritto, e sempre fatto il corso di sociologia del diritto una parte sulla pena. Perché, come scrivo in quella piccola autobiografia, poi alla fine ognuno dice per introdurre se stesso in questa. L'articolo 27 descrive come la pena e le parti siano considerate.
che vedete, altrimenti non avrebbe motivo di esistere. Se uno mette nero sul bianco una norma di legge, è perché le persone non ci si adattano spontaneamente. Se si fosse naturale comportarsi esattamente nel modo in cui vorremmo si comporta, non ci sarebbe bisogno di scrivere norme, leggi, istituzioni, codici, protocolli. Quindi lo scambio tra la norma e la realtà è una cosa nuova. E allora è esattamente in questo scarto che si inserisce il nostro lavoro e il nostro impegno. Perché ovviamente esistono tutte le parti che sono coinvolte nell'esecuzione penale, a partire dagli operatori giudiziari, che hanno una grande responsabilità, anzi in quello che è la prima responsabilità, no? Perché tutto quello che è scritto nella Costituzione, nel codice, nelle leggi, nel regolamento penitenziario, eccetera, 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 innanzitutto è responsabilità degli operatori dell'amministrazione penitenziaria far sì che siano realtà concreta. Non è facile, ma innanzitutto è responsabilità loro. Poi sappiamo, noi abbiamo un ordinamento che prevede, giustamente, per fortuna, perché siamo un paese, diciamo, una certa tradizione, esiste, diciamo, sì, una possibilità di rivolgersi al giudice e quindi di far parere, ma quando abbiamo iniziato a lavorare, diciamo, alla costituzione, delle figure di garanzia a livello territoriale, lo abbiamo fatto a partire da un convegno che è costituito a Padova, nella città di Ormella, verrà a Padova ormai una presenza di 26 anni fa. Lo facciamo esattamente perché noi sappiamo che c'è uno scatto anche lì tra, diciamo, la realtà concreta e il ricorso al giudice. Perché tante cose che succedono in carcere, i detenuti stessi non hanno, diciamo, voglia di andare a raccontare al giudice. Perché il giudice è anche quello che poi deciderà sul loro percorso detentivo, sulla possibilità o no di accedere a una misura alternativa, e quindi, diciamo, si tendono a tenere per sé queste cose, no? E allora c'è bisogno di quanto sacro, cioè di una figura non giurisdizionale, una figura, chiamiamola giurisdizione, di presenza dentro, che faccia emergere e in qualche modo riporta l'attenzione delle autorità. Il grande è innanzitutto questo. Poi è caso appunto che questa esperienza di garante in Italia sia nata dal basso, cioè sia nata dai comuni, e questo è molto importante perché poi quando ci confrontiamo con la possibilità effettiva di far sì che quelle pene siano tendano alla rieducazione, oppure possiamo dire tendano al reinserimento, o tendano a quello che devono tendere fuori, diciamo così, no? Alla seconda chance, alla vita futura delle persone che sono in carcere, scopriamo che il problema non è il carcere, ma è il territorio. Allora, o diciamo sì, esiste un territorio, sì, in termini di società civile, di sensibilità diffusa, in termini di istituzioni, quindi gli enti territoriali, comuni, che attivano tutte le risorse che sono a loro disposizione per costruire percorsi di inserimento, o altrimenti l'amministrazione penitenziaria apre e chiude le porte, non è che può fare altro, apre e chiude le porte, con grande fatica, qualche volta meglio, qualche volta peggio, non stiamo a nessuno, diciamo così, di quello che accade, però la responsabilità del percorso di inserimento sociale delle persone detenute non è una responsabilità esclusiva del Ministero della Giustizia. È da qui
stato soltanto quello che ha più l'abilità di diffusa in tutte le carceri italiane è la scuola, che è fatta e dipende dalla storia dell'istruzione, da un'altra oppure il divieto di trattamento con trattamento di umanità che innanzitutto va garantito attraverso cosa? Attraverso un'assistenza sanitaria adeguata che dipende da un'altra amministrazione dello Stato nelle sue articolazioni, territoriali. Ma appunto, ripeto, la responsabilità repubblicana non è solo delle altre amministrazioni centrali dello Stato, è degli enti territoriali, perché gli enti territoriali fanno le politiche sociali. Possono fare le politiche del lavoro, possono costruire percorsi di inserimento delle persone, ma poi gli enti territoriali da soli non bastano se non c'è una società civile, una cittadinanza che ha una sensibilità e che costruisce percorsi di inserimento, che offre, anche che stimola le amministrazioni a fare quelle scelte, perché non è mai facile per le amministrazioni scegliere di investire sul carcere invece che sul quartiere, invece che sul territorio. Allora, tutto questo, per fare tutto questo, serve anche che ci siano appunto delle figure, delle autorità che sono nominate dai presidenti ordinari e che in qualche modo stiano sul posto, guardano questo, stanno stimolando le amministrazioni a fare quello che possono fare. Questo credo che sia la scuola che noi possiamo fare. Coordinamento tra il dentro e fuori, che abbiamo parlato anche prima, perché molto spesso adesso si parla tanto di dentro, ma non si parla di quello che succede con fuori quando l'ex detenuto è stato affrontato da questa società. Una domanda anche per Carlo, ecco, questo, questa situazione che ha posto, ci ha portato tutta la fotografia, come si può comunicare anche in un'ottica di pastorale carceraria? Funzione il doppio ruolo sia di donna che di migrante. Purtroppo devo ammettere che la dimensione di questo centro, come l'ha spiegata Stefano, è suggestiva e allo stesso tempo è il modo della difficoltà, perché tutto sommato all'interno del carcere noi abbiamo visto ci sono tante situazioni delle attenzioni, sia dal punto di vista della direzione, anche delle direzioni, ma soprattutto anche di progetti di volontariato che gli altri sono stati adesso ridimensionati forse per Covid, ma in passato e anche adesso in certe situazioni ci sono delle esperienze molto significative. Il problema è uscire dalla porta. Cioè, dentro tutto dipende dalla sensibilità più o meno attente, avanzate, moderne, ma che poi resta una legge a totale. Noi abbiamo un'esperienza, per esempio, questo mese a Verona, per vari motivi che adesso non sto a sindacare, ma si è chiusa l'esperienza di un'attività lavorativa interna a carcere che durava da parecchi anni e che lui coinvolgeva fino a un centinaio di persone ogni giorno, sulle 500 di media per esempio. Un'attività importante, significativa, che comprendiamo bene può essere anche solo un passatempo, ma in realtà è un passatempo che nella dimensione di gruppo, che dove ci sono delle persone anche con
persone per lavori esterni, ma in questo momento è una scelta che si sta valutando e rivalutando con molta calma, ma portare dentro il lavoro è una situazione molto difficile, mentre sappiamo tutti che in questo nostro terrorismo avrebbe delle potenzialità in questo senso veramente incredibili. Credo che questa sia la dimensione più difficile, e per questo rapporto con il territorio e dal territorio alla situazione carceraria, ma non solo la situazione carceraria, ma tornando al tema iniziale, alla situazione di tutto l'agire della pena, anche nel bilancio. Tanto, continuiamo a parlare di dimensione spaziale, sia territoriale ma anche temporale, della pena nel gruppo se ne parla tantissimo. La pena, la dimensione temporale della pena viene chiamata nel volume del dottor Anastasia una pena del tempo perso. E mi prendo questo pochettino, diversamente dal tempo astronomico, il tempo geografico si misura nell'accorazione delle esperienze. Privato della libertà personale, infilato nel termine notabile presente, il detenuto assiste a un istituto del tempo esistenziale. Questi erano già argomenti che venivano da lontano 98, dove c'era un grosso collaboratore che all'epoca era senatore e parlava appunto di centri di abrogazione dell'ergastolo. Ci viene appunto questa riflessione, una domanda, ecco, se allora la domanda che ci vediamo ancora a questo punto è la pena in questa dimensione temporale viola il diritto alla vita o addirittura il diritto dell'uomo al compimento della sua esistenza? Sono cose molto distinte, domanda per entrambi di entrambi voi. Sì, e questa riflessione di Aldo Sullo era appunto in occasione della discussione in Senato del disegno di legge per l'abolizione del castro, di tutto il castro, ecco, non di quello che non siamo riusciti a recuperare, secondo me neanche ora, cioè del castro estrattivo, dell'istituto del castro. E Massuo diceva appunto questo, che la persona condannata del castro è come appunto una forma di mente che non riesce a riprodursi. Tutte le forme viventi hanno, in qualche modo, hanno la loro dimensione esistenziale che è data dal continuo riprodursi di se stessi. Tutti quanti noi viviamo una perdita di noi stessi nell'invecchiamento, nel tempo che passa, e nello stesso tempo qualcosa che rinasce in noi. La persona che ha invece la prospettiva di una pena che non finisce, gli viene troncata questa, diciamo, possibilità di pensare in futuro. In altri termini, un vecchio castrato, fortunatamente per lui il leader, raccontava della sua esperienza all'ergastolo, appunto, in questo modo. Tutti i miei compagni di cieca, di prigionia, nei giorni in cui la notte, quando vanno a dormire, possono, come si faceva nella legge da dormire, sulla settimana di lunedì, per segnare una sbarretta, un giorno in più passato, e quindi un giorno in meno, no? E viceversa, io che ho scolato, che non so quando finirà la vita, perché viene vincolata la mia vita, la durata della mia vita, ogni giorno che passa sento che è passato un giorno in più. Cioè, non che ne ho uno di meno, ma ne ho fatto uno di più. Ecco, questa era la dimensione che Masullo aveva molto, secondo me, benissimo, come non essendo mai stato al castrato, non avendo mai vissuto quella cosa, ma non si aveva molto benissimo in quella discussione. Allora, rispetto a questo, appunto, al fatto che la pena, poi appunto, non solo è, come dicevo
forse arriverà il trattamento, forse arriverà un'opportunità. Intanto bisogna andare a perdere il tempo. Allora, rispetto a questa cosa, ovviamente, quali sono le necessità che abbiamo? Uno è di ridurre al minimo quel tempo perso. Al minimo. Bisogna avere consapevolezza di quel tempo. Quel tempo è un tempo che brucia, un tempo di vita, ed è comunque rischio di causare, un danno sulla persona che viene condannata, molto maggiore, no? Che quando uno può costituire la difficoltà del la condizione definitiva costituisce una difficoltà del e questo significa intanto limitarlo e poi nella misura del possibile certo, come si dice, riempire con qualcosa, offrire quello che è possibile offrire, perché appunto quel tempo non sia totalmente perso, ma via delle opportunità, di mezzi, delle risorse, qualcosa che la persona che vive l'esperienza riflettiva poi possa, su cui possa investire per il futuro. Questa è l'unica chance che noi abbiamo rispetto a questo sistema, e se fino a quando ci fideremo di questo sistema, poi certo possiamo discutere se non sia meglio, non si metta da parte definitivamente la pena definitiva come appunto modalità principale del sistema penale, come ancora oggi nel nostro sistema, avendo identificato non per decenni ma per secoli la sua inefficacia dal punto di vista del risentimento sociale piuttosto che di questo, diciamo, rimane una questione di tra l'altro. Io credo di avere molto approfondito in questo senso, sia il tema della pena come sofferenza, ma nello stesso tempo che può non essere tempo perso. Cioè, se ci siano pene, senso che sono certamente sofferte, non scelte, subite, ma che nello stesso tempo potrebbero non essere tempo perso. Sto pensando alle tante iniziative di
pagine dell'altro che è invitato a cercare, che era già difficile da riporre in ogni regione di applicare un modello con latte, è fattibile, esiste un carcere come quello di con latte applicabile al dolore, o è solo frutto eventualmente di una selezione favorevole di tanti di tante cose che potete prendere il personale, di detenuti per l'infrastruttura, tipologia di territorio, o questa cosa possiamo applicarla al dolore o la chiudiamo a prescindere, anche per i nostri territori, perché anche di Verona parliamo di Roma, anche se non Bologna. Ma il caso importante è un caso ovviamente importante perché è un'esperienza importante. E ricordo che qualche anno addietro, diciamo, anche la prima direttrice del carcere di Collate, cioè la dottoressa Castellano, insieme con una giornalista molto attenta a queste cose, della Stasio, aveva raccontato l'esperienza di apertura, diciamo così, no? I primi anni di attività del carcere di Collate, e la raccontava dicendo il carcere in cui si applica la Costituzione. Facciamo niente altro che applicare legge, non facciamo altro che non sia applicato legge. E che significa? Che significava che negli altri 100, quando fosse la legge, per 190 carceri in Italia, non si applicavano la costituzione delle leggi, diciamo, conseguentemente, se quello è quello in cui si applica, evidentemente dalle altre parti no, diciamo, così, diciamo. E certamente quello è un'esperienza importante, ma un'esperienza che è nata con l'idea di fare appunto esattamente quella, quel carcere, diciamo, straordinario che applica la Costituzione delle leggi. Il personale è stato selezionato e motivato per fare quella cosa, e a lungo gli stessi detenuti sono stati selezionati perché, diciamo, fossero detenuti che, diciamo, potessero impegnarsi in un percorso per quello che gli affetto. Certamente conta tantissimo il territorio, perché, diciamo, che è un territorio che ha una sua sensibilità, cioè prima a proposito di quanto sia importante sia l'ambiente, studente, la società civile, il territorio circostante. In tanta parte d'Italia, con l'altro, non è neanche immaginabile, però, perché non si trova uno straccio di imprenditori, di cooperative sociali che possono investire qualcosa per iniziare nel percorso di insegnamento dei detenuti. Allora, il tentativo appunto è stato fatto, è quello di provare a fare almeno in ogni regione un carcere come Bollate, se non ricordo male, tu al tempo in cui fu varata la circolare della sorveglianza interna. E però non c'è stato. Non è riuscito da nessuna parte. Carci, come Bollate, non si vendono. Allora, è questo che devi interrogare radicalmente sul fatto se sia effettivamente possibile o se sia, diciamo così, l'eccezione Bollate che conferma la regola, cioè che altre carci che non funzionano. Era. Questo diciamo. Era. E così dice anche noi. Questo è, diciamo, il punto con cui bisogna andare. Cioè, è un'esperienza importante, anche quando funziona, anche se poi forse non funziona sempre, non cambia, diciamo, purtroppo, la realtà diffusa del carcere, che purtroppo va in un altro senso. Questo, diciamo, con questo bisogna andare in conto. Io penso che un po' lungo l'obiettivo, perché poi alla fine, nonostante quello che c'è scritto nella Costituzione delle leggi, nonostante le esperienze migliori delle persone che motivano in carcere, la domanda diffusa che c'è in carcere dentro la nostra società non è in carcere come Bollate, ma è gli altri di carcere. Quindi il carcere si risponde con una certa intelligenza a quello che la società chiede, e purtroppo quello che la società chiede non è Bollate, ma è il carcere con cui deve riuscire quelli che poi stanno in questo senso.
lanciato in situazioni da dover essere così, così lontano. Ma sono potente, eh? Ciao, dai. Ciao, caro. E io credo che se qualcuno, ah, poi si sta
difficoltà e questa precarietà di quello che facciamo. E la consapevolezza, cioè serve un volontariato consapevole, non inconsapevole, cioè consapevole che non basta coltivare il proprio cervello, fare le cose carine, bisogna cercare in tutti i modi di ridurre i danni prodotti appunto dal carcere. Un'ultima osservazione vorrei fare su questo. È fondamentale, è fondamentale sempre per il volontariato operare per parlare. Stefano diceva prima che c'è bisogno di una sensibilità nella cittadinanza, ma perché c'è una sensibilità nella cittadinanza? Perché cambi, diciamo, l'idea delle pene, del carcere nella cittadinanza, bisogna lavorare più su questo terreno. Per esempio, con le scuole, ecco, non è un gruppo di progetti di pene, mi fa una scuola di libertà, in cui mette a contatto le persone detenute con dei. E questo è fondamentale perché, per esempio, torno su questo concetto della sofferenza della pena, no? E i ragazzi inizialmente, anche tutti, perché è diffusa nella nostra società, non si vede che deve essere sofferenza, ma non solo questo, ma l'idea è che non sia la sofferenza, cioè di capire che la sofferenza è già nella privazione della libertà. Purtroppo questa non è per niente facile, perché sono tutti convinti che ci vuole altro, che è troppo la privazione della libertà. E quindi bisogna fare un lavoro importante per farli capire, per anche vivere allo share con, ma senza legami, senza rapporti con la famiglia, senza relazioni sociali, che così dentro a un partito. Dopo una settimana, che bello, dice, poi diventa devastante. Questo è, credo, tutto il lavoro delicato che dobbiamo fare per ragionare davvero sul fatto che la pena è sofferenza comunque, ed è sofferenza la privazione della libertà. Quindi non servo cosa di libro, cosa del genere. Cioè è quella che dobbiamo cercare anche di ridurre i danni prodotti proprio da sé e dalle pene. Grazie per questa bella riflessione. Di questo periodo tra me, che mi fa molto piacere essere in due, non sono sola. Le chiedo qual è, ecco, il vostro apporto, il vostro contributo come stretto di doti, anche per avvicinare la popolazione esterna, quindi coloro che non vengono attinti da questi tipi di terra, di due cittadino, rispetto all'interno, ma anche all'esterno, quindi tutto il ruolo fantastico che fate come stretto di doti, che noi avvocati, ma che spesso conosciamo, forse cittadino medio che non si interessa in carcere, non lo so, però ecco, per me è stato un lavoro eccezionale, vi chiederei, ecco, qual è il vostro impegno circa questa situazione. Creata è assolutamente così
convinto della sua voce, avesse anche il presidente della conferenza per parlare brevemente di uno sguardo anche verso l'Europa. Sappiamo che molti paesi esteri condannano praticamente l'uso del carcere e riducono l'utilizzo del carcere, per esempio in Francia parliamo di un 24% di condannati, in Inghilterra altrettanto, in Italia abbiamo un 84%. Molto spesso chi ruba in casa del nostro paese, per esempio, viene si trova in situazione con chi ha commesso altri crimini di efferatezza maggiore, quindi appartenendo il carcere per tutti, ma che però non serve a nessuno. Quale esempio e quali riflessioni possiamo prendere dall'estero e per discuterne poi anche all'interno della conferenza? Molti altri paesi hanno capito che non è così. Ripeto, se cominciassimo
rispetto ha sospirato, quindi non sospiro. Grazie a Cristo, cioè ci sono delle potenzialità.
anni, il problema grave che io sento per la non, per il non sviluppo è la non, il non sostegno all'immigrazione. Io lo sento una carenza enorme, perché vedo, ho visto in questi due anni parlare anche molti agenti giovani, e di sicuro da un punto di vista culturale tutto perché casi più tempo, anche più motivati, più liberi, però poi sono abbandonati a se stessi, quando fanno il loro lavoro non vengono più dati, e la gente deve solo controllare che la sua carriera sia allora. Credo che là dove questo meccanismo si riuscirà anche lentamente a modificare, noi non avremo affollato, ma forse avremo qualche potenzialità per centrarsi in piccoli, molto più efficaci di fatto bene in questo mondo. La questione appunto di come se ne posso uscire io. Molto più programmato, diciamo, di questo tipo.
pena non ha avuto, dice che le persone in sovrannumero in carcere non ci devono stare. La Corte Costituzionale tedesca ha sostanzialmente applicato il principio del numero chiuso, dicendo che aveva ragione la Corte Federale che aveva deciso a vantaggio di un detenuto che aveva detto che non poteva stare in condizioni non dignitose in carcere, e ha legittimato la sospensione della pena fino a quando lo Stato non fosse stato in condizioni di farla eseguire in condizioni dignitose. Questa cosa, analoga per me, è stata posta alla Corte Costituzionale italiana. La Corte Costituzionale italiana si è uscita con uno di quei soliti moniti che intanto papà non sa che cosa fare, e ha evitato di uscire. Mentre io penso che questo sia esattamente un punto, e lo dico anche rispetto a quei giovani che c'erano. Allora io dico, non è solo un problema, come noi siamo abituati a pensare dalla legge, dalla sentenza torreggiana in poi, un problema di spazi, no, è un problema di risorse complessive del sistema. Ogni istituto penitenziario ha un tot di spazi, un tot di operatori penitenziari, un tot di educatori, un tot di operatori sanitari, un tot di insegnanti, un tot di partecipazione della società civile esterna. Sulla base di tutti questi parametri si dovrebbe dire quante persone possono essere seguite efficacemente in quel punto e di tirare la linea. Tirare la linea significa non ovviamente che siamo indifferenti al problema della custodia e della carcerazione delle persone più pericolose, come diceva prima Cornelio, ma significa che siccome i detenuti in carcere, quelli che hanno una sanità di beni importanti e che sono reati e che sono ovviamente più pericolosi, gli altri devono stare fuori. Allora, poi si stabilisce un principio ordinato che dice il sistema deve corrispondere alle sue finalità e quindi sulla base delle sue risorse si misura la sua capacità di sviluppo e il resto va in alto contro la vita. E allora quelli che entrano in carcere per i 3 mesi, i 6 mesi del discorso, eccetera, saranno fuori, non c'è ragione di tenere dentro. Non c'è ragione di tenere dentro, bisognerà scegliere chi si pensa che debba stare in carcere e chi viceversa non è necessario. È il contrario del problema, il carcere come privilegio allora? No, a quel punto no, perché il problema è che le altre persone scontano la loro pena fuori facendo altro, avendo un altro modo di restituzione del debito, non essendo persone pericolose, non essendo autrici di reati violenti, perché la metà di quelli che stanno in carcere non sono autori di reati violenti, stanno fuori e il carcere fa quello che deve fare rispetto alle risorse che ha per le persone che, avendo temi importanti, devono scontare una pena con tutte le risorse che abbiano a disposizione. Questo secondo me è l'unico principio da cui si può ribaltare. Se invece noi pensiamo, come per esempio dice benissimo il direttore di San Vittore, il dottor Siciliano, dice noi siamo l'ultima istituzione pubblica che non può dire di no, e quindi quello che non trova posto fuori nell'ospedale, nella casa di cura, nella comunità terapeutica, eccetera, alla fine tocca a noi. Deve poter dire di no, deve dire di no, questo è quello che posso fare, il resto lo restituisco alla società e la società se ne deve fare carico in altro modo. Thank you.
adesso. Vendetta, o è solo un'espiazione per qualcosa che è stato fatto per un'altra
è fatta in maniera completamente differente. E secondo me, ripeto, se oggi ha un senso che sia figlio, è questo esempio che porto. Ripeto, le comunità terapeutiche dove per un reato, penso che il reato sia, che è quello di drogarsi, ma adesso non entriamo in questo, però facciamo finta che sia un droga o un reato, una persona si autoestrutta dalla società, però con un senso, dopo di 2, 3, 4 anni, quello che è, però cerca di ritrovare dentro di me qualcosa che mi faccia riabituare a stare insieme agli altri prima di tutto. E non ci sono le impregnate alla diretta, non ci sono chiavi e non ci sono agenti fuori cristi che vengono spazzuti a fare un lavoro. Cosa ci vuole dare a loro un titolo di studio, no? Perché la quale dire un po' più completo, dove la loro azione non sia solamente quella di tenere il decreto delle chiavi in mano oppure un mattarello, ma sia anche quello di intercettare la persona, di aiutarla, una formazione psicopedagogica di aiuto agli agenti, ma di aiuto anche a loro, perché di anche a loro il senso di un lavoro più dignitoso, più utile agli altri e anche a se stesso. Se a me piace il mio lavoro è perché mi pare di aiutare qualcuno, ma di aiutare l'altro dà un senso anche al mio lavoro, al mio essere. Scusate se posso lasciare la voce, però vabbè. Esperienza personale di lavoro in un ambito in cui ci sono persone che delinquono, senza fare vedere che tipo di delitto, e che devono, diciamo così, essere un po' illuminate dalla società. La cosa in sé non la trovo così, spesso la trovo anche risolutiva, ma quando ha avuto un suo significato, ribadisco, e all'interno di una casa circondariale non capisco che cazzo di significato. Che significato possa avere, può essere un po' meno significato migliore, perché sennò si rischia sempre di passare per un dialogo di questa serie di cose qua, no? Vabbè, ultima cosa, perché sennò per quanto riguarda invece le cure in sé, secondo me c'è stato fatto un passo avanti importante per il carcere. La sanità penitenziaria è in capo al MUS e il carcerato, la persona detenuta, gli stessi diritti che si doveri, diciamo così, di un cittadino che ha il diritto di base, che ha diritto alle cure, per cui perché il grosso conflitto, come detto, che il carcere aveva era quello proprio di relazionarsi con l'amministrazione penitenziaria. Ma io li capisco, loro hanno una mission che è quella della custodia, loro dicono tre a carcere, non interessa. Ma lui deve stare chiuso. A me invece non interessa che lui sia chiuso, io devo curarlo. Per cui è da questa interazione, che a volte è violenta, ma a volte è anche dialettica, e spero che nel corso del tempo sia sempre di più, si crea di più, diciamo così, questo desiderata, che prima invece, quando la sanità è in campo di vita scientifica, io penso, non c'ero direttamente, però credo che posso fare la ginosa, sottostasse alle leggi prevalentemente della custodia. Adesso forse la salute, diciamo così, non so se ancora se la facciamo dire che sia pari o che sia sopra, però si sta avvicinando con fatica che dovete capire la nazionale, perché è difficile, però insomma io credo che già questo sia stato un passo avanti. Va molto perché in realtà fare una cosa di pensare un pochino di meno, questo per passare con un altro tasto del volume della metodologia, che fa appunto con la prima dell'allenamento del 65, che si vedeva quando appunto c'era questa discendenza o pensare che non ha la presenza di un componente medico, quindi quasi sanitario, all'interno del disciplina del carcere. Ecco. E qui parla, aggiornando la metodologia, l'incremento di poche fatti con le necessità disciplinari dell'istituto. Riprendo altresì modulo inferiori delle cifre, perché fino a 4 che non si particolarmente pertinente, sulla giustizia dei limiti più o meno direttamente discendenti e tenuta di costruzione del metodo della Costituzione. Scritto all'ambiente sangue, trattamento
fatto nel potere di tutto, lei è il concettivo del rispetto, nell'ottica di diritto alla salute, non solo fisica, ma anche di interesse psichico. Ma io scrivo di queste cose nel libro segnalando un problema. Deve essere dipendente dall'amministrazione penitenziaria, questo
personalità, la forma, il capello bianco, ma spesso i ragazzi di guardia e prevenuti da questo punto di vista, ma lo sanno, diciamo così, i corsi, e purtroppo questo è il risultato finale, ma credete che non mi sento di condannare il mondo. Ma vado Simone, parliamo di locale.
spesso in situazioni, diciamo, quando non volete di lascia, di pericoli, di maggiorità maggiore di uno di quella opera, quando vi siete bruciato, una cosa che non volete. E nei bagni. Sopra, ad esempio, sopra magari i vicini che sono dentro la cella, poi non potete portare niente, che non possono essere soddisfacenti, ma che sono contrari a quello che sta dicendo, che parla del niente. Questa forse è una banalità, veramente. No, 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 io non so come dico la cosa sull'aria, quello che si dovrebbe dire. Però, può essere magari apparentemente una banalità, ma banalità. Cioè la sensibilità, la sensibilità, la sensibilità, la sensibilità,
quale più misura di una supercarcere fa bene, ma questo per quanto riguarda la nostra politica, diciamo, in generale, ciò che si fa per le altre penali, non posso permettermi, diciamo, nel mio ruolo, di parlare anche di politica criminale. Quindi la criminale, di tutti, penso, 20 anni, penso da sempre, sempre, è una politica che viene solo alla repressione, che individua il carcere, che è l'unica misura, la pena è quella del carcere. E se noi andiamo ancora più a fondo, sentivo Ornella prima che giustamente parlava delle scuole di legalità, però lì se noi facciamo un'analisi, a un modo di vedere che tante, noi come Camera Penale organizziamo i corsi di legalità nelle scuole. E scuole, diciamo, superiori, quindi ragazzi che hanno 16, 17 anni. Vediamo di questionare alla fine delle lezioni di corsi che facciamo, qui partecipano anche dei testi detenuti che raccontano le loro esperienze. I nostri ragazzi, quando vengono in testa, anche tanto 80% sono favorevoli, non alla ragazza, ma alla pena di morte. Quindi sono la diciamo, sensazione di disillusione parte delle nostre ragazze. Dei nostri ragazzi, stanno dall'evoluzione culturale per comprendere bene il senso della pena, delle pene, perché se noi abbiamo dei ragazzi che probabilmente per tutto un contesto anche massimiliatico ci vengono a dire che sono favorevoli per il 70% alla pena di morte, noi giustamente ci battiamo perché venga abolito non solo del gasto lo stesso, ma anche del gasto, è sicuramente un dato che tanto hanno modo di vedere, sul quale noi tutti dobbiamo cercare di mettere in senso contrario. E queste sono le riflessioni che ho fatto per dire, no? Facciamo. Se vuole, non solamente i ragazzi in generale, ma anche i detenuti stessi la pensano così. Cioè, io non ho mai capito una cosa. Adesso non perché sia di una parte o dall'altra, non avrebbe nessuna importanza, però se c'è un gruppo politico che si è sempre occupato delle pene, della condizione di carcerata, sempre dalla sinistra, no? I radicali, eccetera, tu chiedi ai detenuti come la pensano politica, e chiedi tutti le lezze. Non so che sia questa cosa, o sono io che non capisco, c'è qualcosa che mi sfugge. Anche per i tossicodipendenti sono così, che sono i miei, cioè che sono i loro paladini. Ma non cambia niente, no? Le politiche antirepressive sono tutte, diciamo così, più di. Noi abbiamo questo compito fondamentale, quello di andare avanti.
in Europa, appunto, è uno dei scritti che hanno poi avuto maggiore seguito. E
quando da bambino in cui non c'è la prima cosa, dove posso, l'unica persona che posso, cui posso intervenire è il posto della libertà, ma non la prima cosa che non posso punirti o no. Ma questo aveva senso se, e qua il prendo, se il carcere fosse, la pena fosse vissuta come si diceva nella Atene, comunque in quel periodo in cui la pena era vincolata alla respirazione. Quando l'avevo fatto grande, la comunità si trovava e andava a teatro, ma andava a teatro ad assistere alla tragedia, qui non era caduta sul tema della collettività, veniva poi riproposto con il coro greco all'interno di un teatro, perché aveva il pre-momento della tragedia, il momento della rappresentazione, e poi il momento catartico. Quando alla fine della tragedia usciva dal teatro, erano come liberati di quel peso che quell'evento aveva prodotto in noi, quella che è quasi un'ultima respirazione. E allora, giustamente, la giusta restrizione ha insegnato in base all'errore che ha fatto in un caso in cui una pena, ma una pena restrittiva, che non ha niente a che vedere con la pena che si chiede la pena restrittiva, era un qualcosa che teneva alla collettività. E non aveva niente da chiedere con le persone, ma che cosa succede? Oggi invece, mentre l'Italia aveva chiesto, aveva introdotto questo idea, l'abbiamo perso nel tempo, che la cancellazione proprio se fosse d'accordo che si sono fatica a trovare la storia, ma la storia della procedura penale, che non è non si capita tanto. Fa parte forse del diritto penale, però non è considerata la materia di università importante. Cioè, secondo me, capire come il processo penale si è evoluto nei secoli ci potrebbe aiutare a capire che la giustizia non è. Qual è il nuovo simbolo che io propongo, che è un simbolo universalmente giocato? Il simbolo della Corte Costituzionale sudamericana, la quale dopo Nelson Mandela, che è del contunto con il grande movimento storico, enorme, che ha aperto una strada nuova anche all'idea della pena. Il nuovo simbolo è quello di un albero, l'albero della vita, e sotto quest'albero ci sono sia le persone bianche sia le persone nere, sia le persone gialle, le persone piccole. Cioè, sotto l'albero della vita c'è posto per tutti. Allora, se noi pensiamo alla giustizia come un movimento, io sono due persone che incontrano perché hanno bisogno di capire che cos'è il cammino, allora va da sé che la pena non è più una pena punitiva, ma è quella. La soluzione, forse la possiamo chiamare soluzione, che le parti si ritrovano a dover concordare, a dover reciprocamente a doversi permettere, perché oggi stamattina ero in una scuola media e abbiamo fatto una mediazione tra un professore che aveva dato
Thank you.
si cura specificamente, è nel suo interesse in questo caso. Ecco, questa forse è, come diceva, forse è una rivoluzione culturale. Sì, ma è una rivoluzione silenziosa che deve partire dai conflitti, dalle scuole e soprattutto perché io mi ricordavo, un processo di 25 anni fa, formalizzazioni di
Scusate che chiudiamo la diretta.